Buongiorno ragazze, oggi summer makeup, come mi trucco d'estate? Un video che mi hanno richiesto, come mi trucco quando fa caldo? Io molto molto velocemente e molto basico, quindi ho pensato di girarvi questo video. Vi saluto, mi faccio la doccia e ci vediamo quando mi preparo. Non possiamo incominciare la giornata se non ci facciamo una bellissima doccia ristoratrice e sto utilizzando questo bagno doccia della Ultra Dolce Olio di Argan e Camellia, super stupendo. Come deodorante invece Neutro Roberts Zero Sale d'Alluminio, fresco, fragranza Monoi e Freesia e mi lascia la pelle profumata fino a sera. Ed eccomi qua, adesso mi sono vestita, asciugata, vado a lavarmi i denti e sto utilizzando questo Colgate White, che a me dà sempre l'idea di mangiare una golia bianca. Bene, ora procediamo con la detersione del viso, anche se ho fatto la doccia, vado a rilavarmi il viso con i detergenti. Io sto utilizzando questa spazzolina della Lidl. Ecco, questi sono i due prodotti che ho comprato, 3,50 euro la crema, mentre 2,50 euro questo detergente viso Hydro Effect. Ora vado ad applicare il detergente, la crema la utilizzerò in un altro momento. In questa giornata non ho bisogno di utilizzare la crema perché poi andrò a mettere altro. Ecco qua, vado a spazzolare il mio viso. Questa spazzolina assomiglia moltissimo al Foreo. Se cercate una soluzione economica e soprattutto valida, davvero questa della Silvercrest fa al caso vostro. A me piace tantissimo, lo sto utilizzando da un anno e la pelle rimane super fantastica. Bene, adesso ci asciughiamo e procediamo con il nostro make-up. Come base vado ad utilizzare questa DD Cream della Delidea. È un'ottima crema, ragazzi, perché per pelli sensibili e rossate ha dentro la passiflora che appunto lenisce i rossori. Io ne vado ad utilizzare giusto una punta, è una crema colorata, quindi non metto fondotinta, non metto altre creme sopra. Vado a prendere giusto una quantità, anche perché questa è una crema proprio protettiva, idratante. E ne vado a picchiettare una parte sul viso. Adesso vi farò vedere che questa crema si uniforma alla pelle, si uniforma a ogni incarnato. Questo è il risultato super luminoso. Adesso vado a tamponare con un pochino di correttore le piccole imperfezioni che ho. Vado a metterne giusto una puntina anche qua per definire un pochino il viso e vado semplicemente a picchiettare. Non sono esagerata perché poi vedrete alla luce naturale che si notano un pochino di imperfezione, ma va bene così, non esagero molto. Ora vado a opacizzare il viso con della cipria trasparente. Questa è fatta in casa con amido di mais, kaolino. Tamponare, adesso sembro bianca color Casper, ma no, è la fotocamera che rende. Adesso vado a spennellare bene e non si vedrà proprio l'effetto bianco, non si noterà lo stacco. Vado a spennellare questa terra di Sien così per dare un pochino di definizione al viso. La mia base è terminata, come avete visto non ci ho messo praticamente nulla e passo al mascara. Sto utilizzando questo Lash Princess della Essence che però ragazzi devo dirvi la verità non mi fa impazzire, non rientra tra i miei mascara preferiti. Passo alle labbra, anche queste le lascio in modo molto naturale, non metto ombretto, non metto nient'altro. Questa mattina utilizzo proprio questo Color Lip Butter, color rosa nude, diciamo, e finalmente tolgo la mia acconciatura bellissima, degna dei miglior parrucchieri di Parigi. Con questa spazzola di Franc Provost vado a spazzolarmi i capelli, anche se non li sopporto molto sciolti, però insomma gli diamo una definizione, li vado a spazzolare per bene e il mio make-up è terminato.
Ragazzi, mi sono messa alla luce del sole così potete vedere la luce naturale. Il risultato, come avete visto, è super super naturale, super semplice perché comunque devo andare a fare delle commissioni, niente di particolare. Comunque non è che abbia questa necessità di andare a fare chissà che cosa. Sto andando semplicemente a fare delle commissioni che non è che mi rientrano neanche tanto a genio, se devo essere sincera. Allora, la prima impressione per i prodotti sono 2 o 3 giorni che sto utilizzando. Scusate perché non ho il cavalletto fermo. E quindi traballato un pochino. Devo dire che i prodotti che ho comprato, che vi ho fatto vedere su Instagram e che vi ho fatto vedere adesso qua, quelli della Sien, si stanno comportando molto bene. La crema si assorbe subito, anche se secondo me sarà più indicata per l'inverno, perché comunque dopo un po' a me danno fastidio le creme. Però questa l'ho utilizzata 2 o 3 giorni fino a fine serata, a parte il sudare, perché comunque sto registrando che ci sono 36 gradi e non mi è affatto dispiaciuto. Quindi l'unica cosa sul detergente è che non fa tantissimo schiuma, però va a lavare la pelle, è stramorbidissima. L'ho toccata subito dopo essermi lavata il viso. Come avete visto, io utilizzo la spazzolina, quella simil Foreo, come ho già detto nel video. E il viso mi è piaciuto tanto, nel senso che comunque la pelle è morbidissima, liscissima. Ed è niente, ragazzi, questo è il risultato finale. Non mi dilungo troppo con le parole. Volevo dirvi niente, poi vedremo alla fine dell'utilizzo, sia per la crema che per il detergente, se il mio giudizio positivo rimane o varierà, perché posso rendermene conto solo quando ho terminato i prodotti, e vi farò sapere. Spero che il video vi è piaciuto. Vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento qua su YouTube. Ciao ragazze!